Famiglia trovata morta in una villetta a Macerata, i corpi in avanzato stato di decomposizione. Il decesso, ancora avvolto dal mistero, sarebbe avvenuto alcuni mesi fa. E caccia ai ladri che l'altra notte hanno sfondato una porta laterale del centro commerciale Fano Center per asportare via l'ATM Bancomat. Acquaroli fa il punto sulla pandemia nelle Marche, superato anche se di poco il parametro fissato al 10% delle terapie intensive, ampiamente sotto invece quello dell'area medica, vaccinato oltre 1 milione di marchigiani con la prima dose e 900.000 con i richiami. Il nuovo santuario a Castaccolo di Urbino è un'opera voluta da Dio, così il presidente della CEI Gualtiero Bassetti all'inaugurazione della nuova chiesa dedicata al Sacro Cuore di Gesù, voluta da Don Elia Pelebon. Davide Mazzanti e Matteo Bertini, accolti a Marotta come due eroi nazionali, sono l'allenatore e il suo vice della squadra di pallavolo femminile, vincitrice del titolo europeo. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia, sul canale 17. Scoperta sciocca Macerata, dove tre cadaveri in avanzato stato di decomposizione sono stati rinvenuti in una villetta a Borgo Santa Croce. Si tratta di una coppia di anziani e del figlio invalido. A dare l'allarme è stata una parente che abita a Milano e che non riusciva a mettersi in contatto con i familiari. Dalle prime indagini è emerso che il decesso risale ad alcuni mesi fa. Infatti i termosifoni sono stati trovati ancora accesi. Sul posto i vigili del fuoco che hanno sfondato la porta, la polizia e il 118. Le vittime sono Eros Canullo, di 80 anni, geometra in pensione, la moglie Mariangela Moretti, di 75 anni, e il figlio Alessandro Canullo, di 54. Quest'ultimo aveva da anni problemi di deambulazione dopo un incidente stradale. Il corpo del padre era in bagno, quello della madre sul letto e quello del figlio a terra vicino al letto. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia scientifica, ma è stata esclusa la presenza di monossido di carbonio. Non ce l'ha fatta Giorgio Pelosi, il novantenne è rimasto coinvolto nel tragico frontale avvenuto venerdì scorso tra la sua auto e una moto lungo la statale tra Porto Recanati e Loreto. L'anziano è morto all'ospedale di Torrette, dove era stato trasportato in gravissime condizioni. Ora la salma dell'uomo è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nello schianto aveva perso la vita il centauro Antonio Cariello, di 38 anni, agente di polizia penitenziaria. Il suo funerale verrà celebrato domani mattina alle 11 nella chiesa di Camerano. La moglie di Pelosi invece si trova ancora in ospedale in condizioni gravi, ma stabili. Sono ancora ricercati invece i banditi che l'altra notte hanno sfondato una porta laterale al Fano Center e asportato il bancomat. Indagini a tutto campo per individuare i malviventi che hanno messo a segno un colpo all'interno del centro commerciale Fano Center. La compagnia Carabinieri di Fano, guidata dal capitano Maximiliano Papale, sta vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, dalle quali potrebbero emergere indizi fondamentali. Erano le 2:45 della notte tra sabato e domenica quando i malviventi hanno fatto irruzione con due furgoni rubati in precedenza a Senigallia e a Morciano di Romagna. Con un mezzo hanno sfondato una porta laterale di fianco al bar, poi si sono diretti verso il bancomat installato a metà galleria. L'erogatore di banconote è stato divelto e caricato a bordo di un furgone. La colonnina però era collegata tramite allarme e sistema di posizionamento GPS alla centrale operativa dell'Istituto di Vigilanza Ranger di Fano. Le guardie giurate, una volta ricevuto il segnale, si sono attivate seguendo la posizione inviata dal dispositivo di localizzazione. Sia i furgoni che la colonnina ancora chiusa sono stati ritrovati in un casolare di campagna in ristrutturazione a Carignano. Qui i ladri avevano preparato una pala meccanica munita di martello pneumatico per aprire la cassaforte, ma i banditi, braccati dagli agenti di vigilanza, sono scappati lasciando il bottino. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, informati dalle guardie che li hanno condotti sul luogo del ritrovamento, e durante l'attività di indagine è stata rinvenuta una Toyota Aygo precipitata in un dirupo del torrente Arzillo lungo la strada comunale di Carignano. Dopo averla estratta ieri mattina, issandola con un'autogru dei vigili del fuoco, i pompieri e le forze dell'ordine hanno constatato l'assenza di persone sia all'interno dell'abitacolo che nel tracciato del corso d'acqua. La vettura è risultata rubata poco prima nel borgo di Carignano. Secondo i militari, l'auto potrebbe essere collegata all'assalto pianificato attentamente dalla banda. Forse era stata preparata per la fuga. Tutti i veicoli sono stati sequestrati, mentre il bancomat ancora sigillato sarà riconsegnato all'istituto bancario, e intanto continua la caccia ai ladri. Sono stati provocati dei danni al vostro locale?
Fortunatamente no, all'arrivo abbiamo trovato questa situazione un po' caotica, tutto frammentato per terra, il pavimento tutto sporco di vetri. Episodi analoghi non ne avevamo visti finora da quando c'è il Fano Center. Siamo un po' preoccupati, data la situazione un po' di pandemia, abbiamo paura un po' che la delinquenza possa aumentare sotto questo periodo, date le situazioni economiche della gente. Se no, tutto sommato, il direttore si è comportato molto bene. All'apertura del centro commerciale non c'era nessuna situazione di disagio, i clienti non si sono accorti di nulla, dobbiamo solo attendere che la porta venga ripristinata. Purtroppo i tempi di attesa sono abbastanza lunghi, ci vorrà un mesetto. Il direttore del centro commerciale ci ha detto che prima di un mese non sarà ripristinata. Al momento ci sarà la guardia notturna a vigilare il centro commerciale per motivi di sicurezza, ma durante le giornate successive si svolgerà tutto regolarmente. E adesso l'aggiornamento sul Covid. Nelle ultime 24 ore è deceduto un uomo di 79 anni, residente a Castelbellino, in provincia di Ancona. L'anziano aveva patologie pregresse, invece i nuovi positivi sono 49, di cui 28 nell'anconetano. Zero contagi nelle province di Fermo e Ascoli Piceno. Negli ospedali della regione ci sono 4 ricoveri in meno. I pazienti in terapia intensiva scendono a 21, mentre quelli in semi-intensiva a 18. Ieri in mattinata, anzi, il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, ha fatto il punto in un post diffuso sui social sulla situazione pandemica delle ultime settimane e rassicura sull'eventuale ritorno delle Marche in zona gialla. I nuovi contagi sono in diminuzione, ha scritto, e vi è stata anche una riduzione dell'incidenza dei nuovi casi positivi settimanali. Ad oggi, ha spiegato il presidente, abbiamo una occupazione delle terapie intensive del 10,3% e in area medica del 6,17%. Superiamo quindi leggermente il parametro nelle terapie intensive, ma siamo ampiamente sotto per quanto riguarda l'area medica. Infine il governatore ha spiegato, abbiamo raggiunto una copertura nella vaccinazione di oltre 1.066.000 marchigiani che hanno ricevuto la prima dose e da cui già più di 900.000 hanno effettuato anche il richiamo. Un'opera voluta da Dio, così il Cardinal Bassetti ha definito il santuario del Sacro Cuore di Gesù a Castaccolo in Urbino. Ci sono voluti 50 anni, ma il desiderio di Don Elia Bellebono ha finalmente preso vita e da 23 anni dalla posa della prima pietra il santuario del Sacro Cuore di Gesù ad Urbino si è finalmente riempito ed animato con circa 1100 fedeli provenienti da tutta Italia e perfino dalla Svizzera. Dopo la sua consacrazione, avvenuta lo scorso 3 settembre con una messa presieduta dall'arcivescovo di Urbino Giovanni Tani, le campane della chiesa di Castaccolo hanno suonato a festa anche il giorno successivo, sabato 4 settembre, per la sua inaugurazione con una cerimonia officiata dal cardinale Gualtiero Bassetti, che ha definito il santuario un'opera di Dio. Ci è voluto 25 anni. Perché è chiaro che se fosse nato 25 anni fa era già finito. Questi 5 anni fa di cammino nel deserto, come il popolo di Israele, hanno maturato tutti, sacerdoti, vescovo, fedeli. Per cui questo santuario, sia a livello di Urbino che delle Marche e dell'Italia, prenderà anche quella rilevanza, quel respiro che deve avere. Dio quando opera sa dove vuole arrivare e sicuramente vuole andare oltre a quello che noi in questo momento prevediamo. A noi tocca sempre, come in tutte le cose, cogliere i segni dei tempi, questo è importante. Qui c'è un grande messaggio, un messaggio di misericordia, un messaggio di perdono, un messaggio di amore, il messaggio del Sacro Cuore. Penso che sia un messaggio molto valido per il tempo di oggi. La Chiesa che è stata costruita ha una forma circolare e centrale. È un richiamo a ritrovare il centro della nostra vita. È il messaggio che questo centro è Gesù. Se da una parola che sembrava campata per aria da parte di Elia Bellebono, come quella di dire che il Signore voleva qui una chiesa, se da quella parola
alla quale all'inizio credevano in pochissimi, si è arrivati a questa costruzione, io penso che andando avanti ci sarà ancora tanto da vedere, da scoprire, da meravigliarsi. Si conclude così un lungo percorso fatto di profonda fede e tenacia da parte di Don Elia e della Fondazione Opera del Sacro Cuore di Gesù da lui creata, ed inizia un nuovo capitolo per la Chiesa di Castaccolo, ora pronta per abbracciare ed accogliere i fedeli ed anche gli studenti dell'Università di Urbino. Tutti noi aspettavamo il completamento di quest'opera da tanto tempo, ha commentato il primo cittadino di Urbino, Maurizio Gambini. È un'emozione grandissima vedere questa chiesa che ha voluto Don Elia, che ha avuto così l'indicazione da qualcuno lassù di realizzarla in questo luogo bellissimo, e veramente i cittadini sono veramente tutti molto contenti, perché veramente è un'opera dal punto di vista architettonico, dal punto di vista del riferimento per tutti noi, è veramente un'opera bellissima. Ancora cronache, i vigili del fuoco sono intervenuti alle 10:15 ad Ancona in via Tagliamento per l'incendio di una cantina in una palazzina di 3 piani. La squadra dei pompieri ha spento le fiamme evitando la propagazione ai locali adiacenti e ha messo in sicurezza l'area d'intervento. Le persone che si trovavano all'interno degli appartamenti sono state fatte evacuare in via precauzionale fino alla completa espulsione dei fumi provocati dal rogo. I pompieri sono intervenuti anche nella zona mare in Campo degli Ebrei, sempre ad Ancona, per 2 persone che sono finite in acqua dopo l'affondamento della barca di 5,20 m su cui stavano navigando. Fortunatamente erano vicini alla riva e quindi sono riusciti a raggiungere la riva appunto a nuoto. Sul posto si sono recate le squadre della sezione navale e i sommozzatori che hanno portato le 2 persone a Marina Dorica, luogo in cui era presente il personale della Capitaneria di Porto. Sono seguite poi le operazioni di recupero del natante grazie all'utilizzo di palloni gonfiabili per favorire il galleggiamento. E grande festa ieri sul lungomare di Marotta, nel comune di Mondolfo, dopo la vittoria agli europei di pallavolo femminile, e quindi grande festa soprattutto per 2 dei protagonisti, sono l'allenatore e il suo vice. Cori, selfie e l'entusiasmo nel vedere arrivare a bordo di una 500 blu i 2 concittadini campioni d'Europa sulle note dell'inno di Mameli e di Notti Magiche diffuse dagli altoparlanti degli stabilimenti balneari e da un bar del lungomare, il coach Davide Mazzanti e il suo vice Matteo Bertini, entrambi marottesi doc, sono tornati a casa con una medaglia d'oro, quella degli europei con la nazionale di volley femminile che a Belgrado ha sconfitto la Serbia 3-1. 25-11, siamo campionesse! Campioni! Campione. Conosce lei i 2 mister? Sì, conosco abbastanza bene il vice Bertini, Matteo, abita proprio qui a 20 metri. Abbiamo saputo la notizia bellissima della vittoria degli europei contro la Serbia, poi quindi una squadra abbastanza ostica anche per quanto ci riguarda. Contentissimi, ci siamo congratulati con lui, grande festa ieri qui a Marotta, contenti per loro, contenti per il paese, speriamo che continui così anche in Serie A, perché tanto lui allena in Serie A, e quindi in bocca al lupo a Matteo. Ad attendere 2 campioni ieri all'aeroporto di Fiumicino c'erano anche il sindaco Nicola Barbieri e l'assessore Davide Caporaletti con la maglia della nazionale. L'Italia è tornata sul gradino più alto del podio europeo dopo 12 anni. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, ha commentato Mazzanti dopo la partita. Una fatica incredibile, ha confessato, tornare in campo dopo le Olimpiadi. Un'estate lunga, ma è stato bello vedere le ragazze divertirsi in queste ultime partite esprimendo il loro talento. Sono contento anche per tutto il movimento, ci serviva. Orgogliosi i vicini di casa dell'allenatore azzurro. È cresciuto insieme alle mie figlie. Quindi lo conosce sin da quando era piccolo? Sì. Ha visto Mazzanti diventato campione d'Europa? L'ho visto, ieri hanno festeggiato qua. Un orgoglio per la città? Come no? Mi è felice? Questi italiani si danno da fare. Invece davanti all'abitazione di Matteo, intento a leggere i quotidiani, questa mattina c'era lo zio che lo aspettava per un pranzo al ristorante con tutta la famiglia. Anche lei ovviamente ha saputo della vittoria, è un parente. Abbiamo festeggiato proprio ieri, io sono lo zio e sono venuto da Verona apposta qua per festeggiare con loro, anche se avevamo dei dubbi
sulla vittoria finale, ma bastava anche un secondo premio, la medaglia d'argento. Ecco, perché sapevate della difficoltà del match. Certamente, insomma, io quel poco che so di volley sapevo che la Serbia ha vinto il mondiale. È sempre stata una delle prime formazioni che si sono formate in tempi passati per questo sport, che è ancora piuttosto debolino come seguito, però bisogna vincere per cercare di trovare seguito e portare un po' più di aiuto a questo sport che è bellissimo. Uscito sotto. Campioni d'Europa. A poche centinaia di metri di distanza su via Damiano Chiesa si trova invece la casa di Mazzanti. Questa mattina ad aprire la porta è stata sua mamma, la signora Mariella. Davide non c'è questa mattina. No, Davide ha festeggiato ieri sera, poi mezzanotte è partito, è andato a casa perché la moglie stamattina aveva gli allenamenti. Ecco, e poi vediamo il vestillo anche ovviamente a casa, orgoglio di mamma. È stata una grande impresa. La Serbia era la nostra nemica e siamo riusciti una volta tanto a batterla ed è stato grande. Dove avete guardato la partita? Qui. Ognuno, mio figlio ha detto io la guardo a casa, mia figlia l'ha guardata di sopra casa e noi lì a casa. Come abbiamo iniziato abbiamo terminato. Una grande festa dopo il risultato. Sì, dopo il cuore ha tenuto, è come avessi fatto un elettrocardiogramma, ancora il cuore regge ed abbiamo festeggiato. L'ha chiamata poi Davide alla fine? Sì, no, prima gli ha mandato il messaggio, poi ha chiamato lui che era... tre giorni che non dorme, prima per preparare la partita, poi il viaggio, poi ieri sera qui. Comunque, dopo la delusione grande dell'Olimpiade è stato bello. Tutti i ragazzi dovrebbero dedicarsi allo sport, ha poi aggiunto Mariella, che ci ha raccontato dell'infanzia di Davide. Sin dalla scuola superiore, anche grazie alla passione trasmessa da un docente, aveva il sogno di insegnare e oggi, insieme a Matteo, è sul tetto d'Europa. Non è che se non c'hai una squadra che ti segue da solo non fai niente, sono tutti... Il secondo, che sono amici da una vita, hanno giocato per questa via e lì l'Acli da ragazzi, adesso si sono trovati assieme a vincere una cosa, è stato doppia soddisfazione perché è stato bello, bello, perché uno è nato qui, l'altro è nato 50 metri da casa e hanno fatto... Hanno realizzato un sogno insieme? Sì, hanno cominciato assieme e l'hanno realizzato assieme. Davvero complimenti. Adesso c'è un'altra notizia di cronaca invece che è arrivata in questo momento in redazione. Si tratta di un incidente purtroppo mortale avvenuto vicino Senigallia, lungo la strada della Marazzana che collega la frazione della Cannella con la provinciale corinaldese. È un incidente che è avvenuto intorno alle 17 e la vittima è una ragazza che viaggiava in sella alla sua motocicletta. Pare che sia andata a finire contro un'auto, si sarebbe schiantata contro un'auto e la strada è ancora chiusa, la apriranno a breve, ma insomma ecco, queste sono le notizie frammentarie che sono arrivate in questo momento. Andiamo avanti invece con il giornale. Partono oggi e finiranno venerdì 10 i lavori su via Bellandra, siamo a Fano, sarà chiuso il tratto iniziale che si affaccia su via Pertini e potranno accedervi solo i residenti di via Fermi. L'intervento si completerà venerdì quando il flusso viario verrà correttamente ripristinato. Inoltre entro il 15 settembre verranno terminati i lavori di straordinaria manutenzione sul tratto di via Soncino, compreso tra la rotatoria presente all'uscita della superstrada fino alla rotatoria davanti alla chiesa di Sant'Orso. Nello specifico l'amministrazione fanese asfalterà per mettere in sicurezza la sezione stradale interessata, compresa la riqualificazione totale dei marciapiedi. Sono stati consegnati invece questa mattina gli arredi acquistati dal Comune di Fano per l'allestimento della nuova scuola primaria di Cucurano. L'investimento di 200.000 euro comprende banchi, sedie, armadietti, laboratori e strumenti tecnologici. Dopo gli interventi di verniciatura e le operazioni di pulizia si prosegue con l'asfaltatura
di via Dubček, l'installazione delle telecamere e lo sfalcio delle aree verdi. La struttura sarà pronta il prossimo 15 settembre, giorno di avvio del nuovo anno scolastico. Rimaniamo a Fano, dove mercoledì inizierà il nuovo corso di fotografia curato da Marcello Sparaventi. Dall'8 settembre al 20 ottobre torna il corso di fotografia al Metauro e altri fiumi italiani. Di che cosa si tratta e dove si svolgerà? È un progetto didattico che vuole quindi divulgare la passione per la fotografia e la conoscenza dei luoghi e si svolgerà alla Sala del Cubo, Centro Commerciale San Lazzaro, qui a Fano in presenza, mentre invece gli altri fiumi italiani le persone potranno seguire il corso teorico appunto a distanza, in remoto, e fotografare poi i loro fiumi vicino alle loro case. Quindi il Metauro, che è il fiume più importante delle Marche, verrà messo in relazione con tutti i fiumi d'Italia. Quanti saranno gli appuntamenti e se è ancora possibile iscriversi? Allora, sì, gli appuntamenti saranno 12, di cui 5 uscite pratiche con gli esperti tutor di Centrale Fotografia, ed è possibile iscriversi, ci sono ancora dei posti, e quindi entro mercoledì sera potremmo appunto ricevere le nuove iscrizioni. Il corso vuole divulgare il linguaggio fotografico, ma anche la conoscenza dei luoghi. Quindi ci saranno un geografo letterario che ci darà dei contributi, un architetto, un archeologo e altri esperti di fotografia che saranno con noi appunto per conoscere meglio questo luogo. Verranno messe in mostra poi le foto? Sì, le immagini verranno naturalmente selezionate in base anche a quello che si parlerà durante il corso e si farà un evento finale agli inizi del mese dell'anno prossimo e faremo questo progetto espositivo che darà davvero insomma delle cose interessanti per vedere meglio il fiume Metauro. Diamo adesso un attimo spazio alle vostre segnalazioni dal quartiere di Centinarola di Fano. Un nostro reporter di strada ci ha inviato questa fotografia scattata all'ingresso del sottopasso ciclopedonale di via Fanella. Mi chiedo che cosa aspetta il comune di Fano a mettere i paletti per impedire il passaggio delle auto e dei motorini che passano a folle velocità. L'assessore Tonelli, ricorda il telespettatore, aveva assicurato che dopo Ferragosto avrebbe provveduto a far installare delle transenne per evitare queste situazioni pericolose. Ed è tutto per il nostro telegiornale. Dopo di noi le previsioni del tempo, poi la pubblicità. L'informazione torna invece domani mattina, come sempre in diretta alle 7, con il commento alla stampa. Occhio al giornale. Arrivederci.